buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi registro un What I Eat in a Day un po' vlog, un po' diverso, e lo sto iniziando ora che ho finito già di fare colazione, perché stava dormendo mio fratello quando ho fatto colazione, quindi non ho parlato e fatto nulla. Comunque, breve intro, sarà un What I Eat in a Day un po' diverso. Perché questo? Perché sono 3 giorni che io quattro giorni che mi sto spuntando il dente del giudizio, e oggi è il primo giorno in cui riesco a mangiare qualcosa. Perché negli ultimi 3 giorni non ho mangiato nulla, veramente, ho mangiato solo liquidi, ho mangiato 2 forchettate di pasta, ma veramente 2 forchettate, perché non riuscivo a masticare e mi bruciava tutto, mi bruciava il sugo, il sale, l'aceto, quindi non ho mangiato praticamente nulla se non pasta e lenticchie, pasta e patate, Coca-Cola, ho bevuto Coca-Cola perché siamo andati al Mac, l'unica cosa che potevo fare è bere Coca-Cola, ho mangiato della mozzarella, ho provato a mangiare dei cetrioli tagliati piccolissimi, ma zero, proprio zero, e oggi è il primo giorno in cui riesco a mangiare qualcosa. Me ne sono accorta subito perché sono riuscita a masticare le nespole, che voi direte sono morbide, sì, però anche quelle non riuscivo, insomma, vabbè, ho delle difficoltà perché mi ha fatto un male assurdo, non solo il dente stesso ma i denti fino a qui, quindi tutta questa arcata. Questo è un What I Eat in a Day un po', se vedete, porzioni piccole, è perché fondamentalmente non ho messo nulla nello stomaco in questi giorni, quindi devo riniziare a mangiare piano piano. E niente, vi lascio la colazione. Ieri ho raccolto tipo 10 kg di nespole in campagna, quindi iniziamo subito con la colazione. Sono data una leggera sistemata perché dopo devo uscire, quindi sì. Comunque ho bevuto la mia buonissima colazione, che era... Non so se sentite, ma ci sono dei gatti che stanno facendo il delirio. Comunque la mia colazione era panna, cioè un cappuccino di latte e caffè con la panna, ma panna di latte vera, quindi sì, ovviamente è un alimento molto grasso, ma sano, cioè nel senso non sano ma buono, di qualità, quindi... Poi adesso vado a mangiare le mie nespoline. Per pranzo mangiamo, o meglio, mio padre e mio fratello mangiano, perché io non so se ci riuscirò, pasta col sugo, il sugo è già qui, è già pronto, l'ha fatto mia mamma, ed è un sugo buonissimo di ragù, nel senso che all'interno ha cotto la carne anche, è ragù stile napoletano, non stile romagnolo, quindi non è tipo il ragù bolognese, perché in casa mia si usa chiamare ragù il ragù napoletano, che è totalmente un'altra cosa rispetto al ragù bolognese, e quindi oggi mangiamo pasta con ragù, sperando che il sugo non mi ustioni, non mi bruci come lo schifo sulla gengiva. E niente, that's all. Ho studiato fino ad adesso, quindi sono un po' stanca. La vita della sessione estiva. Non ci
È stato girato ieri, ma ieri sono andata in campagna dalle 4 alle 8 con Romolo a fare questo video che ho caricato sul mio secondo canale, quindi check it out. E quindi non ho fatto merenda perché eravamo lontano dal mondo, ma avrei voluto tanto fare una merenda molto consistente, che è anche una delle cose che più amo al mondo, cioè un toast col tacchino, che ieri a causa del dente del giudizio non avrei comunque potuto mangiare, mentre oggi la situazione è migliorata del 200%, quindi sono in grado di masticarlo e quindi vi faccio vedere la merenda di oggi. Fate finta che è sempre tutto nello stesso giorno, tanto alla fine questo mangio, quindi... But you know you're not breathing on you. Purtroppo in una situazione normale li avrei tostati, ma non ho i denti per poterli mangiare da tostati, quindi lo mangio senza tostarlo. Ciao. Per cena abbiamo mangiato dei sauri che aveva pescato papà in padella con aglio, olio e prezzemolo, mi pare fossero così, infatti semplici, e seppie in umido. E niente ragazzi, questo video finisce qui, se non siete iscritti al mio secondo canale iscrivetevi, vi mando un bacio e ci vediamo presto su questo canale, ciao!